Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su un video di Fortnite. Oggi andremo a fare la... indovina cosa c'è nella chest challenge. Cosa consiste? Praticamente dobbiamo indovinare che arma c'è nella chest. Se la indoviniamo possiamo prenderla, se non la indoviniamo non la possiamo prendere. Tipo, se dico c'è un fucile a pompa posso prenderlo, se dentro c'è un fucile a pompa, se invece c'è un fucile a salto dovrò lasciarlo lì. Purtroppo il video di registrazione della facecam che avevo registrato è andato corrotto, quindi andrò a commentare sopra il video che avevo fatto. Andiamo a vedere. E abbiamo deciso di andare a Moli Molesti perché sappiamo che lì non ci va nessuno, c'è una zona distante e quindi ci siamo lanciati. Poi ho pensato di cambiare destinazione e andare verso la zona della montagna ghiacciata, non mi ricordo come si chiama, perché so che lì comunque ci sono altre chest. Ho visto là in fondo, vediamo uno che si è appena lanciato col deltaplano. Ci lanciamo anche noi col deltaplano in modo da arrivare più velocemente. Ok, atterriamo davanti a una chest. Prendiamo, diciamo, c'è un fucile d'assalto, ma purtroppo c'è un fucile a pompa, quindi lo lasciamo lì. Andiamo a vedere cosa troviamo. Andiamo in un'altra chest, diciamo, fucile d'assalto, e c'è un fucile d'assalto. Vediamo che c'è un tizio che sta correndo lì. Gli spariamo e ovviamente facciamo una kill easy, facile, facile. Raccogliamo anche le bende, che per sicurezza è meglio portarsene dietro. Andiamo dentro, vediamo, qua c'è un fucile a pompa, raccogliamo solo le munizioni che possiamo raccogliere. Diciamo, fucile a pompa, c'è uno scudone e munizioni con un vampo fucile, non possiamo prendere, quindi lo lasciamo lì. Ci spariamo subito i due scellini e lo scudone, quello grande, per sicurezza, che così siamo a posto, e liberiamo anche un posto. Continuiamo a farmare un po' di materiali. C'è un'altra chest, noi lo sappiamo, quindi andiamo a prenderla. Fucile a pompa, purtroppo c'è una mitraglietta, non possiamo prenderla. Andiamo al piano superiore, che c'è un'altra chest. Fucile a pompa, no, purtroppo c'è un vampo a fucile, non possiamo prenderlo. Ci prendiamo comunque l'altro scudone, che per sicurezza ce lo portiamo dietro insieme ai quattro scudini che ci siamo presi. E intanto farmiamo un po' di materiali. La tempesta inizia a ridursi, guardo, siamo parecchio distanti, quindi... io so che là sotto c'è, dovrebbe essere un'altra chest. Continuiamo a farmare mentre andiamo a prendere l'elicottero, perché l'elicottero in queste occasioni ci può salvare la vita. Prendiamo, saliamo sull'elicottero, decolliamo e andiamo a cercare un'altra chest che ci può essere comoda. Qua sotto c'è un'altra chest, vediamo, c'è un'altra chest, sì. La vediamo, fucile a pompa non c'è. Purtroppo, perché a me serviva un fucile a pompa, comunque lo lasciamo lì, ovviamente. Farmiamo un po' di materiale, così ci buttiamo avanti, sapendo che non avere un fucile a pompa ci aiuta. Dico, vado là, c'è un'altra cesta, mi accorgo che nel camion c'è un'altra cesta che non avevo visto. Dico, fucile a pompa, perché ho sentito che ho rotto la cesta con la costruzione che ho posizionato. Non riesco a posizionare la costruzione perché me la mette in obbligo, non capisco perché. Non so neanche io perché me la mette storta. O è il camion storto o sono storto io, probabilmente è l'altra cosa. Non c'è un fucile a pompa, raccogliamo solo il materiale e basta. Vediamo che c'è un tipo che corre in lontananza. Diciamo, andiamo a pusharlo. Quindi mi lancio verso di lui e inizio a pusharlo proprio, saltando giù dall'elicottero, attaccando di brutto come il fucile d'assalto. Gli facciamo una marea di danni, lo sciottiamo e purtroppo non posso raccogliere niente di lui perché... c'aveva pure un fucile, il fucile di miascolo, che ci avrebbe fatto comodo. Purtroppo non ho un fucile a pompa, non prendiamo niente, solo i materiali e le munizioni. Vediamo un dropper, un baule di quelli speciali, lo segnaliamo e andiamo di corsa a prenderlo. Ok, quindi andiamo lì. Stavo pensando fucile a pompa, ma so che qua ci possono essere i lanciarazzi, quindi provo a dire lanciarazzi. Trovo un lanciarazzi leggendario, ok, che ci può fare veramente comodo.
Ok, mi dirigo verso la prossima chest, so che c'è una chest, qua dentro nascosta c'è una chest. Fucile a pompa? No, non c'è un fucile a pompa e ci è andata male. Vado qua, vedo, sento un elicottero, lo vedo passare, non mi ha visto per fortuna, comunque è là, tira dritto, lo vedo che fa un giro giusto, probabilmente ha visto qualcosa. Vedo che inizia a atterrare, ci sono due elicotteri, lasciamo che si fightino tra di loro, senza problemi. Torniamo dentro a prendere l'altra chest, che sappiamo che c'è un'altra chest. Ok, iniziamo a spaccare tutto. Mi colpiscono, iniziamo un fight. Non capisco bene da dove vengono i colpi. Poi vedo che c'è il tipo lì davanti, mi lancia razzi, mi toglie un bordello di vita. Lo attacco giù di brutto di lanciarazzi. 7 lanciarazzi, ok, l'abbiamo di 130 di danno. Poi paio di fucile d'assalto, iniziamo a fargli un fracco di danno. E dentro, fatalità, c'era un fucile a pompa dentro la cesta che dovevamo prendere. Non possiamo prenderla perché non abbiamo indovinato. Facciamo il giro, prendiamo i colpi. È lì che si sta curando lui. Quindi gli spariamo un lanciarazzi e lo accoppiamo. Lo stendiamo, aveva un lanciarazzi, una mitraglietta, un fucile a pompa, prendiamo su tutti i materiali, mi accorgo subito, vedo che c'è uno, iniziamo a fightare. Lanciaraggi, giù di brutto, perdo lo scudo perché troppo ravvicinato, comunque lo distruggiamo, lo ariamo proprio per bene e c'ha fucile a pompa anche lui, io sono l'unico che non trovo un fucile a pompa. Poi cosa succede? Abbiamo già 4 kill nel frattempo, qua c'è un altro, vai di lanciarazzi. Vai, 130, gli togliamo. Vai, ok, ne facciamo fuori un altro. Un'altra kill facile, questo qua ci toglie un sacco di scudo. Iniziamo a pushiamo di brutto, di tornare il fucile del salto. Vai, di lanciarazzi, sta arrivando la safe, ma purtroppo non avendo un fucile a pompa non siamo riusciti a salvarci. Non mi piazzava peraltro la costruzione, non so perché, e comunque è finita così. Comunque abbiamo fatto 4 kill che non le avremmo mai fatte senza il lanciarazzi, ci mancava pure un colpo come vedete del lanciarazzi. E se fossimo riusciti a mettere a segno questo colpo probabilmente ce l'avremmo fatta a fare 5 kill facili facili. Niente, per questo episodio è tutto, è stata una telecronaca veramente rapida perché cercate di fare questo video più in fretta possibile per recuperare la perdita. Quindi per questo video è tutto, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. E iscrivetevi qua se avete challenge, idee di altre challenge, andremo a fare altre gun challenge, le canne da pesca challenge, devo organizzarmi perché sono veramente difficili. E vedremo, faremo forse qualche battaglia in arena, ho fatto qualche prova e non è facile per niente. Quindi alla prossima. Ciao!